Bella gente, beautiful people, bentornati sul canale, siamo sempre su Lords of the Fallen ed oggi andiamo a vedere un'altra quest che è stata inserita con la Season of Reverie e prenderemo un'altra armatura, questa in questo caso sarà l'armatura Umbral e si chiamerà Set dell'Araldo del Mou. Non si svolgerà come si è svolta la quest che riguardava invece l'Armatura Radiante, di cui trovate la guida sempre qui sul canale. Ma questa volta dovremo aguzzare le orecchie, perché sarà una sorta di quest musicale dove dovremo trovare e suonare delle melodie così come ce le propone il gioco. Quindi. Dovremo muoverci nella zona delle profondità e suonare la melodia in tre sequenze differenti nel modo corretto. Quindi andiamo a vedere come attivare la quest. Come proseguirla? È possibile che ciò che vediate non sia quello che ritrovate in gioco, ma diciamo che la guida riguarda la meccanica che andrà a sbloccarvi il proseguo della quest. Quindi ciò che vedrete nel video è la sequenza che ho trovato io in gioco, ma può essere che voi abbiate delle altre sequenze, delle diverse melodie, ma la cosa importante è che le seguiate nel modo corretto. Quindi vi spiegherò come farlo, ma prima di andare a vederlo vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel pollicione se il video vi gusta e di controllare in descrizione dove troverete i link dei miei social Twitch e TikTok, ma anche il link per il server Discord dove unirvi e discutere con la community tutti i giochi che porto sul canale. Ora passiamo a vedere come suonare queste melodie nel modo corretto? Come vi ho detto in precedenza, per attivare la quest dovremo recarci nella zona delle profondità, quindi vediamo la strada partendo dalla zona della cisterna e recandoci nella zona dell'attivazione della quest. Fate solo attenzione che proprio come per la quest dell'armatura radiante, avremo bisogno di un emote. Questa emote la possiamo prendere sempre al sonno celeste, andando ad interagire con l'altare che si trova alle spalle di Molu. Quindi, se ancora non lo avete fatto, viaggiate al ponte del sonno celeste, al lab fondamentalmente e andate a interagire con l'altare. In questo modo riceverete l'emote che ci servirà ad attivare la quest. Vi dico anche un'altra cosa che è molto importante io ho tentato di fare la quest con il personaggio mio principale ma non ha funzionato quindi c'è qualche bug presumo che non abbia funzionato perché quando sono arrivato davanti all'oracolo dove si attiva la quest ero in umbral e facendo le moot non ho udito la melodia che dovrebbe suonare per andare ad attivare la quest e poterla completare quindi fate attenzione ad arrivare davanti all'oracolo e non essere nel mondo umbral perché potrebbe essere che succeda proprio come è successo a me che la quest si bugghi e non sia più possibile attivarla. Fortunatamente, avendo più personaggi a disposizione, sono comunque riuscito a completarla con un altro PG quindi Andiamo a vedere come attivarla. Una volta giunti nel punto dedicato, dovremo equipaggiarci l'emote a braccio della madre putrida e mostrarlo davanti all'oracolo. In questo modo, se avete le cuffie molto meglio, sentirete una melodia che dovrà essere riprodotta attivando i braceri che troviamo in questa zona di gioco. La melodia sarà composta da tre suoni uno alto, uno basso e uno medio e dovremo riprodurla. Il primo bracere che possiamo trovare è quello che è proprio al lato dell'oracolo. Quindi andate ad attivarlo e sentirete uno dei tre suoni. In questo modo potrete capire quale dei tre è quello giusto. Nel mio caso, il braciere alla destra dell'oracolo è il primo. Quindi attivandolo, la fiammella resterà accesa. Capirete se state facendo le cose nel modo corretto: solo se la fiammella del braciere rimarrà accesa. Quindi non preoccupatevi se sbagliate, perché. Andate ad accendere il primo braciere e provando gli altri per sentire il suono, non succederà nulla, nel senso che accendendoli nella serie corretta, questi resteranno accesi, ma se sbagliate, tutti quanti si spegneranno quindi cercate di ricordare il suono e cercate di attivare i bracieri nel modo corretto. Nel mio caso sono stato molto fortunato perché i bracieri da accendere erano tutti molto vicini. Quindi la prima sinfonia, la prima melodia era molto semplice da trovare andando ad attivare i tre bracieri che sono molto vicini all'oracolo. Il primo sarà proprio quello alla sua destra, il secondo invece lo troveremo tornando un po' indietro e sarà vicino al cavaliere fantasma, al cavaliere che scompare, che ci lancia le frecce velenose, mentre il terzo lo troveremo nella zona dove c'è anche la falena. Quindi attivandoli in questa sequenza sbloccherete la prima melodia. Ora, una volta fatto questo, tornando verso l'oracolo, sentirete una seconda melodia, diversa dalla prima quindi anche in questo caso dovremo trovare i braceri adatti quelli che abbiamo attivato prima resteranno accesi con delle fiammelle blu e non potranno più essere accesi con la fiamma normale quindi non saranno più attivi dovremo trovare altri tre braceri che riprodurranno la melodia nella maniera corretta andate all'oracolo ascoltate la melodia e fate nuovamente delle prove con i braceri che si trovano in questa zona quindi nel mio caso la seconda sequenza era composta dal primo bracere che si trova all'inizio della zona delle profondità, quello che troviamo all'inizio del ponte che dobbiamo attraversare appena scesi nelle grotte. Il secondo invece si trovava appena dopo l'oracolo, proseguendo un po' verso la zona della cisterna, mentre il terzo ed ultimo di questa sinfonia era quello seduto che si trova poco prima di arrivare alla zona dell'oracolo. Vi ricordo che la sinfonia potrebbe cambiare da giocatore a giocatore, quindi questa non è una guida universale, ma dovete sempre cercare di capire quali sono i suoni riprodotti e ripeterli così come ve li fa sentire l'oracolo. Se non ve lo ricordate, tornate dall'oracolo, che suoneranno sempre e cercate i braceri giusti. Ora vediamo la mia terza sinfonia che dovrà essere attivata nella zona più bassa rispetto all'oracolo. Quindi il primo braciere lo troveremo subito dopo la zona dell'ascensore. Che eh, ci riporta verso la vestigia dell'argano. E scendendo le scalinate lo troveremo sulla destra o sulla sinistra, se siamo girati in direzione del ponte. Il secondo invece lo troveremo risalendo sulla scala e poco più sopra, dove abbiamo i due goblin io li chiamo così, troveremo il bracere. Il terzo invece sarà un po' più avanti e dovremo proseguire ed attraversare i due ponti. Lo potremo attivare nella zona dove ci sono i due fantasmi che lanciano le frecce, che possiamo non cagare di striscio, ma possiamo schippare e andare ad attivare il bracere senza nemmeno affrontarli. Ora, una volta fatto questo, sarà tutto completato, tranne se ancora non avete sconfitto Dervla nelle profondità proprio come non l'ho fatto io in questa run. Quindi non è imprescindibile doverla affrontare, ma nell'arena della boss fight potremo raccogliere tutto il nostro nuovo set e l'arma. Quindi per farlo dovremo entrare nell'arena, dovremo affrontare Dervla, ma basterà passare in Umbral per vedere il punto in cui raccogliere il nuovo set. Infatti utilizzando Strapanima con la nostra lanterna Potremmo far cadere il nostro drop e raccoglierlo senza dover per forza affrontare il boss. Proprio come ho fatto io in questo caso. Se invece avete già affrontato Dervla e l'avete sconfitta, basterà passare in Umbral e raccogliere semplicemente il vostro drop con la vostra nuova armatura e la vostra nuova arma. Bene ragazzi, questo era tutto quello che volevo dirvi per quanto riguarda questo nuovo set dell'Araldo de Mo. Spero di essere stato abbastanza chiaro e conciso. Io ora vi saluto, vi ringrazio, vi ricordo solo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel pollicione se il video vi è piaciuto e di controllare in descrizione dove troverete i link per i miei social, Twitch e TikTok, ma anche il link per il server Discord dove unirvi e discutere con la community tutti i giochi che porto sul canale. Ora vi saluto e ci vediamo la prossima volta con il prossimo video. Ciao ciao.